da giornalista, però sottolineo che sostituisce una conferenza stampa, cioè c'è una contraddizione. Il tema centrale di questa settimana è quel Consiglio dei Ministri del 1º maggio, di cui non c'è ancora un testo. Siamo abituati, no, negli ultimi mesi a parlare senza avere un testo di legge davanti. E quindi spiegaci tu, insomma, cosa dobbiamo aspettarci quando poi ci sarà, il Ma testo guarda, definitivo. mi assegni un ruolo, diciamo, difficile, ragioniamo su quello che sappiamo. Io direi che di questo Consiglio dei Ministri possiamo valutarlo sotto tre aspetti, questo decreto. Il contenuto, per quello che, come dicevi tu, sappiamo, quindi le linee programmatiche, le linee base, la valenza politica e quindi la mossa politica di Giorgia Meloni e il suo significato rispetto al 1º maggio, rispetto anche all'opposizione e anche poi come è stato comunicato, quindi il famoso video di 3 minuti e mezzo in cui Giorgia Meloni attraversa i corridoi e le sale di Palazzo Chigi tra arazzi e la scrivania ingombra di carte fino ad arrivare appunto al tavolo rotondo con tutti i ministri a suonare la campanella un po' come un preside che presiede il Consiglio di Stato. Contenuti, ripeto, Meloni ha annunciato tante piccole norme, non sappiamo ancora tutto. Direi che abbiamo alcuni lineamenti chiave. La prima è questo tasso, quello sto taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35.000 euro e soprattutto un punto in più sono 7 punti per chi non supera i 25.000 euro. Allora, non è una riforma epocale come sembra essere stata presentata, no, nel famoso video e comunque dal governo, perché è un taglio che riguarda solo una fascia limitata di lavoratori e non è strutturale, è contingente, va da luglio a dicembre, quindi per 7 mesi. Però è sicuramente rientra più nella categoria dei bonus o dei provvedimenti, una tantum è stato paragonato agli 80 euro di Renzi, loro hanno dibattuto su quale abbia avuto un impatto più alto poi nelle buste paga, però sicuramente è un dato positivo, questo lo voglio dire, perché comunque il momento che gli italiani vivono è quello che sappiamo, l'inflazione è alta, ultimamente sembrava essere scesa, è risalita, quella del carrello alimentare non è mai scesa. La Fed e la BCE a ruota hanno nuovamente alzato il tasso il costo del denaro, quindi è un momento difficile. Anche i provvedimenti, una tantum, quello di Renzi voleva incentivare i consumi, questo aiuta a combattere l'inflazione. Sicuramente non sono da criticare, in questo ha ragione Giorgia Meloni. Poi c'è un altro elemento che è forse minore, è quello dell'aumento dei fringe benefit per chi ha figli, però ricorda l'idea di paese, o meglio di nazione, come dicono al governo, che vogliono dare, quindi premiare le famiglie numerose, i figli. Già per andare in pensione c'è stato un tentativo di consentire, no, lo sconto sugli anni di lavoro a chi avesse dei figli. Quindi anche questo è un elemento da tenere presente. Terzo, e finisco con i contenuti, il reddito di cittadinanza. No, Giorgia Meloni ha detto abbiamo mantenuto le promesse elettorali, in realtà ha avuto un approccio molto più soft e molto più graduale nel tempo, perché in campagna elettorale lo definiva metadone di Stato, però sicuramente qui si va incontro alle esigenze delle imprese o almeno di una parte delle imprese, perché c'è un giro di vite, chiamiamolo così, sui cosiddetti occupabili, cioè i nuclei familiari che non hanno al loro interno un anziano, un minore o un disabile, ma anche per gli stessi figli maggiorenni di questi nuclei. Quindi si va incontro, dicevo, a quella parte di imprese che ritenevano che il reddito di cittadinanza fosse un ostacolo per loro, parlo soprattutto del turismo, del commercio, a trovare camerieri, lavapiatti, cuochi, stagionali, bagnini. Dico una parte delle imprese perché un'ampia parte, soprattutto le industrie o le piccole, anche le imprese più grandi, hanno detto più volte che loro hanno bisogno di lavoratori specializzati, molto formati e che quindi sono due, chiamiamoli, bacini non in concorrenza. Infatti hanno molto insistito per la riapertura dei flussi migratori regolari.
L'ultimo elemento di cui volevo tener conto è il significato politico, che dal punto di vista di Giorgia Meloni è molto evidente e molto forte, tant'è vero che ci ricordiamo che ha addirittura, dopo il pasticcio della relazione sul DEF che era stata respinta, ha voluto un Consiglio dei Ministri lampo e subito un passaggio del documento di nuovo a entrambe le Camere, proprio per avere le risorse, quei 3 miliardi e mezzo, 4, liberate e pronte per questo Consiglio dei Ministri simbolico del 1 maggio. Perché? Per occupare mediaticamente e politicamente una data che finora, grazie al concertone dei sindacati e ai temi, è sempre stata considerata appannaggio della sinistra e vissuta per questo male dal centrodestra. Ora penso a Fedez di 2 anni fa, ma insomma ci sono tanti esempi. E infatti Meloni nel famoso video dice: noi abbiamo scelto di lavorare in questo giorno, noi invece di parlare diamo delle risposte. Quindi fa un'operazione molto mirata di propaganda. Il video va in questa direzione. Da giornalista, però, sottolineo che sostituisce una conferenza stampa, cioè c'è una contraddizione. Se questo decreto è così importante per il governo, non avere una conferenza stampa legittima l'interpretazione che abbia voluto sottrarsi alle domande, magari dopo la conferenza stampa di Cutro, che non fu esattamente un successo. Sì, non è andata benissimo quella volta, certo. Allora, io ti ringrazio, vi ricordo Federica Fantozzi, Huffington Post, e così, prima di salutarla, vi ricordo anche il Meticcio Edizioni Marsilio.